La Cina, il più grande impero di tutti i tempi. Un mondo di misteri e contraddizioni, di grande violenza e di opere straordinarie. L'unico impero della storia in grado di sopravvivere per 4.000 anni. Onnipotenti imperatori mobilitarono milioni di uomini per la realizzazione di incredibili opere. Una tomba di bronzo con fiumi di mercurio liquido. Sembra incredibile che tutto ciò sia realizzato con la sola forza umana. Il canale più lungo del mondo. La flotta più potente di tutti i mari. Ma soprattutto un'opera che ha cambiato il volto della Terra. La Grande Muraglia Cinese. Il più grande progetto architettonico della storia. La vanità e l'avidità degli imperatori crebbero però al punto da scatenare rivolte. Il popolo pose fine al loro potere. Millenni di oppressione terminarono nel caos. La storia della Cina ha inizio in un'epoca molto antica. Ai tempi in cui gli Egizi costruivano le piramidi, i cinesi avevano già creato splendidi palazzi per i loro re. Mentre a Roma si progettava l'acquedotto che avrebbe rifornito d'acqua alla città, in Cina veniva deviato addirittura il corso di un fiume e aperto un varco in montagna senza l'uso di polvere da sparo. Veniva inoltre costruita una diga che, irrigando migliaia di ettari di terreno coltivabile, avrebbe portato a un'esplosione demografica. 4.000 anni fa, la civiltà cinese era cresciuta fino a occupare un'area grande circa 40 volte l'Italia. Per molti secoli, la Cina rimase frammentata in diversi regni rivali, costantemente in guerra gli uni contro gli altri. Ebbero luogo conflitti sanguinosi e devastanti. La Cina era allora costituita da regni in lotta per la conquista del potere. Quell'epoca è nota come il periodo degli stati combattenti. Nel III secolo a.C., un regno della Cina occidentale riuscì a imporsi sugli altri con violenza e brutalità. I suoi abitanti erano pronti alla guerra, molto ambiziosi e spietati. Erano determinati a conquistare i sette regni della Cina, unificandoli sotto un unico regno, quello di Qin. Quegli uomini avrebbero così dato vita all'impero più grande mai creato prima di allora. Il regno di Qin si trovava in una posizione ottimale. Situato in una regione fertile e pianeggiante, era collegato alle più importanti rotte commerciali, come la famosa Via della Seta. I Qin erano molto forti sul piano militare. Avevano sviluppato nuove tecniche e strategie di combattimento. Dalle vicine popolazioni nomadi e barbare impararono alla perfezione l'arte di andare a cavallo. Grazie a nuovi metodi per la forgiatura dei metalli, cambiarono anche le strategie belliche. Tradizionalmente, le battaglie venivano combattute da piccoli plotoni di nobili con carri da guerra. Ma con l'avvento della produzione in serie delle armi, nacque un nuovo tipo di guerriero. Il soldato di fanteria. Grazie ai progressi nella lavorazione del ferro, si poterono produrre più armi ed equipaggiare i soldati. Sorsero così i primi eserciti di fanteria. Forti di quella grande innovazione, i Qin si lanciarono alla conquista dei regni nemici. Ottennero una vittoria dopo l'altra. Il loro esercito, però, diventava sempre più grande e sfamare tutti quei soldati divenne sempre più difficile. La soluzione del problema venne affidata a Li Bin, un funzionario Qin che sarebbe diventato uno dei più grandi ingegneri idraulici di tutti i tempi. Sotto la sua guida, gli operai cinesi costruirono un vero capolavoro di ingegneria. Da secoli, il fiume Minjiang tormentava il popolo cinese andando in secca d'inverno ed esondando d'estate.
Li Bing capì che per risolvere il problema bisognava imbrigliare la potenza di quelle acque. Progettò la costruzione di un argine artificiale per dare vita a un canale che avrebbe permesso di tenere sotto controllo le piene e di ottenere la fornitura d'acqua necessaria alle coltivazioni. C'era però un enorme ostacolo da superare. In mezzo al percorso stabilito per il futuro canale di irrigazione c'era un monte. Li Bing decise così di aprire un varco nella montagna per permettere al nuovo fiume di scorrervi attraverso. All'epoca però la polvere da sparo non era ancora stata inventata. Usando solo martelli e scalpelli ci sarebbero volute decine di anni per aprire un passaggio nella roccia. Era necessaria una soluzione più rapida. Li Bing ideò così qualcosa di straordinario. Il lavoro più pesante sarebbe stato affidato a due forze della natura, il fuoco e l'acqua. Scaldando le rocce con il fuoco e poi raffreddandole con l'acqua, i massi di pietra si spaccano in blocchi più piccoli che possono essere rimossi con facilità. Dopo 8 anni di duro lavoro, fu aperto il varco per consentire il passaggio del canale di irrigazione. Li Bing fece poi costruire il gigantesco argine che doveva deviare le acque del fiume nel nuovo canale. Vennero mobilitati migliaia di uomini che, armati solo di braccia e scalpelli, costruirono la barriera pezzo per pezzo. Li Bing progettò un argine in grado di regolare il flusso del fiume a seconda delle stagioni. In estate convogliava l'acqua nel canale di irrigazione per evitare inondazioni. In inverno, al contrario, il fiume, ricevendo acqua dal canale, non andava in secca. Il progetto di Li Bing permise l'irrigazione di una vasta porzione del territorio Qin, portò a un enorme boom demografico e diede all'esercito una solida base per diventare sempre più forte. Il regno dei Qin si stava trasformando in una potenza. Lo sviluppo dell'agricoltura e la potenza dell'esercito contribuirono alla nascita della Cina. Il compito di unificare gli stati combattenti spettò a Yin Zhen, divenuto imperatore Qin nel 247 a.C. Quando salì al trono aveva solo 13 anni e fu affiancato dalla madre nel ruolo di regina. Nei primi anni del suo regno fu circondato da nemici. A palazzo molti volevano la sua morte. La stessa regina, che aveva avuto altri 2 figli da uno dei suoi amanti, voleva che uno dei due prendesse il posto di Yin Zhen sul trono. A 22 anni, Yin Zhen scoprì il complotto ordito dalla madre per ucciderlo. La fece esiliare e ordinò l'uccisione dell'amante e dei fratellastri. Il suo potere divenne assoluto. Poté allora concentrarsi sulle conquiste e inviare il suo esercito contro gli stati combattenti. Riuscì a sottomettere 5 dei 6 regni nemici senza troppe difficoltà. Solo il regno di Chu gli diede del filo da torcere. Nel 238 a.C. i Qin mossero guerra ai Chu. Ebbe così inizio un conflitto che infuriò violento per 15 anni. Nel 223 a.C. anche i Chu dovettero arrendersi. L'obiettivo era stato raggiunto. I Qin avevano unificato i 7 stati combattenti. Il segreto del successo militare dei Qin stava nella loro capacità di organizzare l'esercito in modo più efficiente. Il sogno dei Qin era diventato realtà e Yin Zhen divenne l'imperatore di un unico vastissimo regno, la Cina. Decise così di darsi un nuovo nome con cui sarebbe passato alla storia, proiettando la sua fama in tutto il mondo. Divenne Shi Huangdi, il primo imperatore. Shi Huangdi annunciò che la sua dinastia avrebbe regnato per 10.000 generazioni. Sotto il suo regno, la Cina diede il via a uno dei più straordinari progetti architettonici di tutti i tempi, la Grande Muraglia, il muro più lungo mai costruito.
I Qin, però, pagarono a caro prezzo le grandiose ambizioni dell'imperatore. Il suo regno fu dominato da una spirale di sangue e violenza. Con il suo possente e ben organizzato esercito, Xie Huangdi aveva finalmente unificato la Cina. Egli si preoccupò allora di difendere il suo impero dalle invasioni barbariche del nord, unificando in un'unica grandiosa opera tratti di mura difensive costruiti nel passato. La Grande Muraglia unì muri preesistenti. Diversi regni del nord della Cina avevano in precedenza costruito barriere difensive per proteggersi dagli stati vicini, soprattutto per difendersi dalle scorrerie delle tribù nomadi. La Grande Muraglia è considerata la più grande opera di ingegneria della storia, un'unica inespugnabile barriera che separa l'immenso impero cinese dal mondo esterno, lungo una linea di confine che si estende per migliaia di chilometri. In mandarino si chiama Changcheng, che significa lungo muro. Sembra inverosimile, ma copre una distanza superiore a quella tra le due coste degli Stati Uniti. In totale è lunga più di 6.000 chilometri. Xie Huangdi, il primo imperatore cinese, iniziò a costruirla 2.000 anni fa e i lavori proseguirono fino al XVII secolo. Il muro originario non era così, era costituito da terra e fango. Era comunque un'opera impressionante. Dalla costa orientale doveva arrivare fino al deserto di Gobi per difendere la Cina dalle popolazioni nomadi come quella dei mongoli. Furono gli imperatori, con le loro ambizioni, a concepire un sogno così straordinario. Ma la sua realizzazione si deve al lavoro di uomini comuni, donne e bambini. La loro resistenza alla fatica fu inimmaginabile. Lavoravano a mani nude e chi protestava o cercava di fuggire veniva ucciso. Quegli uomini, colpiti da malattie e infortuni, patirono il gelo e la fame. Gli sforzi che dovettero compiere furono massacranti. Secondo alcune fonti, al culmine dei lavori, quasi un quinto dell'intera popolazione cinese, circa 1 milione di persone, lavorava alla costruzione del muro. Un quarto di essi morì e molti vennero sepolti proprio vicino al muro. Da ciò uno dei suoi soprannomi, il Lungo Cimitero. Milioni di braccia, gambe e schiene vennero spezzate dalla fatica. Sono state rinvenute poesie molto toccanti, scritte dalle mogli e dalle madri dei giovani ragazzi costretti a lavorare alla muraglia senza cibo, condannati a morire di freddo e a non tornare mai più a casa. La forza lavoro da sola, però, non era sufficiente. I materiali edili a disposizione scarseggiavano. Anche se venivano collegati muri preesistenti, serviva una gran quantità di materiale da costruzione. Venne così ideato un sistema per sfruttare una risorsa che era in abbondanza, la terra. I muri vennero eretti con il metodo del terreno compresso, in cinese antu. Si costruiva un'impalcatura di legno, una specie di recinto con delle tavole. L'interno veniva riempito con ghiaia, argilla o terra mescolate ad acqua. Poi si schiacciava e si comprimeva il materiale fino a farlo diventare compatto. A quel punto si gettava un altro strato di terra e si ripeteva il tutto. All'esterno venivano aggiunte delle tavole per mantenere il materiale in posizione. Una volta che il materiale si era asciugato, l'impalcatura veniva rimossa, scoprendo un muro fatto di strati e strati di terra compressa, rinforzata all'interno con canne di bambù. Il lato rivolto verso il territorio cinese aveva un semplice parapetto, mentre il lato che si affacciava sulle terre dei barbari era merlato. C'erano torri di guardia ogni 600-900 metri. La sommità della muraglia era come una strada lastricata che permetteva lo spostamento di truppe e carri. Era un'ottima via di collegamento per i soldati appostati nelle torri. Come strumento di difesa militare, la Grande Muraglia però non fu così efficace.
Un muro serve per difendere, ma deve anche essere difeso. La muraglia era poco difendibile. I nemici riuscirono ad aprire dei varchi o ad aggirarla. La grande muraglia non servì solo per proteggere la Cina dai barbari. Divenne anche una divisione simbolica per distinguere i cinesi dagli altri popoli. Oltre ad essere un'opera di fortificazione militare, fu anche un segno di distinzione culturale. Era come se i cinesi dicessero ai nomadi: «Voi fate i pastori e vivete di scorrerie, noi qui dentro ci guadagniamo il cibo coltivando». Nel 210 avanti Cristo, la Grande Muraglia raggiungeva già i 5.000 chilometri di lunghezza, segnando in modo indelebile il territorio cinese. Il malcontento e la rabbia contro Shi Huangdi, però, crebbero. Per la sua colossale barriera si era pagato un prezzo troppo alto. Ancora una volta, i nemici cominciarono a tramare contro di lui. Negli ultimi anni, Qin Shi Huangdi manifestò segni evidenti di paranoia. Ma non aveva tutti i torti. Qualcuno ce l'aveva davvero con lui. Shi Huangdi scampò ad almeno 3 tentativi di omicidio. Per reazione, trasformò la Cina in una specie di prigione per il suo popolo. Impose un regime sempre più autoritario e oppressivo. Fece distruggere tutti i documenti sul suo regime spietato. Gli oppositori furono puniti con i lavori forzati o addirittura con la morte. Circa 400 persone vennero sepolte vive come monito. Persino il primogenito dell'imperatore, contrario alle decisioni del padre, fu esiliato. Shi Huangdi trasformò la Cina in un impero immenso, ma a caro prezzo. Il popolo patì violenza ed oppressione ed egli scivolò nella follia. Negli ultimi anni della sua vita concentrò le sue ossessioni e il suo esercito di schiavi in un altro grandioso progetto, iniziato già diverso tempo prima, un monumento alle sue stesse paure e alla sua morte. Qin Shi Huangdi, il primo imperatore, fu capace di opere straordinarie. Ciò che realizzò fu ineguagliabile, ma il suo fu un regno impregnato di sofferenza. Milioni di uomini trattati come schiavi lavorarono al più straordinario capolavoro architettonico al mondo, la Grande Muraglia. Ciò non bastò a soddisfare la sua ambizione. Prima ancora di aver conquistato tutti gli stati combattenti, quasi 700.000 uomini erano stati mobilitati nella Cina centrale per realizzare il più autocelebrativo dei suoi progetti, una tomba maestosa alla quale pensava dall'età di 13 anni. Era un progetto monumentale che avrebbe richiesto il lavoro di migliaia e migliaia di uomini per molti anni. Doveva essere la tomba più grande e magnifica di tutta la Cina. Nel 1974, dei contadini che stavano scavando un pozzo si trovarono faccia a faccia con una straordinaria riproduzione di un antico guerriero cinese. Quella misteriosa testa di terracotta aprì la strada a una delle più grandi scoperte archeologiche di tutti i tempi. Si è sempre saputo che sotto quel tumulo enorme era nascosta la tomba del primo imperatore. Il ritrovamento dell'esercito di guerrieri di terracotta fu invece una scoperta strabiliante. Era a circa un chilometro dalla tomba e probabilmente aveva la funzione di proteggere la tomba stessa. A partire dagli anni 70, nel corso delle varie campagne di scavi, sono state scoperte più di 180 fosse diverse. Le vesti, le armature e i volti sono differenti gli uni dagli altri. Probabilmente ogni guerriero fu realizzato sul modello di un individuo reale. La precisione e la ricchezza di dettagli rasentano la perfezione. Un capolavoro. Per alcuni è stata la più grande scoperta archeologica del XX secolo, ma è solo la punta di un iceberg. Questo esercito era un elemento secondario. Serviva a proteggere una delle più incredibili opere di ingegneria mai realizzate, la leggendaria tomba di Shi Huangdi. Le statue hanno un'altezza compresa tra 1,77 m e 1,88 m. Alcune pesano quasi 3 quintali.
Gli archeologi rimasero esterrefatti dalla qualità della terracotta. Una solidità del genere non si era mai riscontrata in nessun altro manufatto. Da ciò capirono che gli artigiani di Shewandi avevano sviluppato una tecnica rivoluzionaria, un sistema di alto forno in grado di cuocere le statue a una temperatura di 1000 gradi centigradi. Gli archeologi scoprirono tre fosse enormi con migliaia di guerrieri di terracotta che dovevano difendere la tomba del primo imperatore. Nella prima trovarono 6000 guerrieri a grandezza naturale e cavalli in schieramento di battaglia. Nella seconda, 1300 soldati delle forze d'élite di Shewandi, arcieri, cavalieri e anche carri da guerra. La terza fossa conteneva 68 guerrieri e un carro. Era il centro di comando dell'intero esercito, il quartier generale per la difesa dell'impero di Shewandi, anche dopo la sua morte. Osservando le accurate riproduzioni dei soldati, possiamo affermare che i guerrieri cinesi usavano armature in cuoio. Gli stivali avevano dei tacchetti per correre nel fango. I copricapo dei guerrieri indicavano il grado della gerarchia militare. L'enorme complesso funerario si estendeva per circa 6 chilometri di lunghezza, con muri alti 10 metri circa che lo dividevano in tre parti: la città esterna, la città interna e infine il mausoleo vero e proprio. Durante la costruzione della tomba, un esercito di operai dovette scavare una gigantesca fossa terrazzata di 490 metri per 520. Quando l'enorme complesso funerario fu completato, venne ricoperto con una montagna di terra alta quasi 120 metri. All'epoca doveva essere grande quasi quanto la piramide di Cheope a Giza, ma in 2000 anni la pioggia e il vento l'hanno ridotta a una collina alta circa 75 metri. Sembra incredibile che l'uomo, con la sola forza delle braccia, abbia potuto creare una cosa del genere, ma è così. Un cesto di terra dopo l'altro, milioni di uomini ricoprirono quella che si suppone fosse un'intera città dedicata alla vita ultraterrena del primo imperatore. Con la sua tomba, Shewandi volle mostrare al mondo la magnificenza del suo impero. Secondo la leggenda, sul soffitto fu riprodotta la volta celeste con costellazioni di perle e sul pavimento una mappa dell'intera Cina con fiumi e oceani di mercurio liquido. Il corpo del re venne adagiato su un letto d'oro e di giada, dentro una bara di bronzo che galleggiava in una piscina di mercurio. Tutto ciò è sconvolgente. Ma è vero? Intorno alla montagna sono stati riscontrati livelli di mercurio 100 volte più alti del normale. Grazie a una sonda radar è stata individuata una sala con soffitti alti 10 metri. Le leggende sulla tomba potrebbero quindi essere vere, ma il governo cinese avvierà gli scavi solo quando avrà a disposizione una tecnologia tale da preservare quel che vi è contenuto. Quel giorno però bisognerà fare attenzione, la tomba potrebbe rivelarsi pericolosa. Si racconta di corridoi pieni di trappole e trabocchetti progettati per tenere alla larga i tombaroli. È probabile che dopo 2000 anni non funzionino più, ma di sicuro il primo ad entrare in quella tomba dovrà stare molto attento a dove mettere i piedi. Shewandi aveva dichiarato che la sua dinastia avrebbe regnato per 10.000 generazioni. Ma appena 3 anni dopo la sua morte misteriosa, il grande impero crollò. La Cina pagò un prezzo molto caro per i grandiosi progetti architettonici del suo imperatore. La Grande Muraglia e la sua magnifica tomba portarono l'impero al collasso e misero in ginocchio i contadini cinesi. Il popolo esasperato si ribellò. La Cina affondò nel caos. Quando nel 210 avanti Cristo Shewandi morì, pochi piansero la sua scomparsa. In molti attendevano con ansia la fine dell'odiata e feroce dinastia Qin, e alla sua morte si scatenò una violenta lotta per il potere. Fu il caos.
Subito dopo la morte dell'imperatore, la situazione precipitò e si scatenò una guerra civile per la conquista del potere. Nel 206 a.C. salì al potere un nuovo leader deciso a riportare la stabilità in Cina. Il suo nome era Liu Bang. Il nuovo imperatore era un ex soldato e politico astuto che seppe conquistare il favore del popolo. Nei suoi primi 4 anni di governo riuscì a consolidare il suo potere. L'impero ebbe di nuovo pace e stabilità. Morì nel 195 a.C., lasciando alla Cina una nuova dinastia destinata a fiorire per quasi 4 secoli, la dinastia Han. Gli Han diedero il via a un progetto di ampliamento della Grande Muraglia che andò oltre i sogni di Shi Huang Di. Estesero la Grande Muraglia spingendosi molto più a ovest. Posizionarono delle guarnigioni a difesa del muro e crearono torri di guardia che proteggevano le vie di commercio dell'Asia centrale per centinaia di chilometri fino ai territori a nord-ovest della capitale. Gli Han costruirono le torri e le fortezze più vicine le une alle altre rispetto a quelle delle dinastie precedenti. Nelle zone più minacciate dai nemici, le torri erano collocate a 500 metri di distanza. I soldati Han avevano 3 missioni cruciali lungo la muraglia: difendere dalle invasioni, spiare il nemico e raccogliere informazioni sui suoi movimenti e tenere vivi i fuochi di segnalazione reintegrando le scorte di combustibile. I sistemi di allarme erano diversi. Di giorno venivano usati il fumo e le bandiere, di notte le torce. I fuochi più grandi e i tamburi, invece, in qualsiasi momento. Le segnalazioni venivano effettuate secondo dei codici complessi che erano segreti ed erano conosciuti solo dai soldati. Tra il 200 a.C. e il 200 d.C., la Cina divenne un impero capace di conquistare e trasformare l'Oriente. Nella stessa epoca stava per diventare l'impero che avrebbe conquistato e trasformato il mondo occidentale. Con gli Han, la popolazione arrivò a 50 milioni di persone. A sud, l'impero si estendeva fino al Vietnam, ad ovest fino all'Afghanistan. Ma dopo 400 anni di successi e conquiste, la Cina andò incontro alla disgregazione. Nel 184 d.C., una rivolta contadina pose bruscamente fine alla dinastia Han. Ancora una volta la Cina fu sull'orlo del caos. Per 3 secoli l'impero cinese fu segnato da guerre, tradimenti e morte. Ancora una volta fu il pugno di ferro di un condottiero spietato a riportare la stabilità. Nel VI secolo d.C. i Sui riuscirono a porre fine al caos. Conquistando una regione dopo l'altra, riunificarono di nuovo la Cina per la prima volta dalla fine della dinastia Han, avvenuta 3 secoli prima. L'imperatore Yang Ti costruì l'impero Sui sulle fondamenta delle dinastie precedenti che avevano regnato per quasi 1000 anni. A differenza degli imperatori precedenti che si erano impegnati soprattutto nella difesa della Cina dalle minacce esterne, Yang Ti concentrò i suoi sforzi sull'impero stesso e sulle sue infrastrutture. In un regno vasto come la Cina, i fiumi rappresentavano il modo migliore per coprire distanze così grandi. Il paese era attraversato da est a ovest da 2 fiumi principali, lo Yangtze a sud e il fiume Giallo a nord. I due però distavano migliaia di chilometri l'uno dall'altro. La Cina rimaneva così divisa. Yang Ti decise di risolvere il problema con una gigantesca arteria centrale che avrebbe potuto unire il nord e il sud della Cina. Diede così l'ordine di costruire un canale, una via di comunicazione per mercanti, soldati e contadini. Per la costruzione del canale, i cinesi sfruttarono vie di navigazione preesistenti e la geografia naturale del territorio. Il canale fu costruito quindi collegandolo a diversi corsi d'acqua naturali.
Questo progetto gigantesco richiese un enorme e straordinario impiego di uomini. Le condizioni degli operai agli ordini di Yangti erano tremendamente dure. Decine di migliaia di uomini furono vittime della fame, della fatica e delle malattie. In molti morirono per le percosse dei capi squadra. Per creare una gigantesca rete di canali, vennero realizzate più di 24 chiuse. Ogni volta che incontravano un corso d'acqua naturale, era necessario costruire una chiusa che facesse da barriera tra il canale e il fiume o il lago. Quando sali o scendi di quota, servono delle chiuse per portare il livello dell'acqua a quello del corso d'acqua incrociato dal canale. Ci vollero 5 milioni di uomini e 6 anni di lavoro per costruire il Gran Canale. Una via navigabile che si estendeva per quasi 2000 chilometri. Era il più lungo canale artificiale mai realizzato fino ad allora. Collegando il fiume Giallo con lo Yangtze, il Gran Canale permetteva di trasportare merci percorrendo fino a 70 chilometri al giorno. Le principali città lungo il canale si trasformarono in centri di produzione e commercio di seta, porcellana e cotone. Mercanti e artigiani provvedevano a rifornire i mercati sorti nel regno. A livello economico, il canale facilitò il commercio, diede anche lavoro a milioni di persone. Molti furono impegnati nella sua costruzione e cominciarono a trasportare merci e persone sulle acque. Come il Nilo in Egitto, il Gran Canale collegava il nord e il sud dell'impero, rafforzandone le fondamenta. Il canale produsse un'incredibile ricchezza e generò grandi opportunità. Consentì a poeti e pittori di viaggiare e vedere nuovi luoghi, nuovi paesaggi. Fu il motore di un grande sviluppo culturale, che non si arrestò alle sue sponde, ma si diffuse in tutto l'impero cinese. Completato il suo capolavoro di ingegneria, l'imperatore Yangti decise di concedersi un tour trionfale lungo il Gran Canale. Circondato da un entourage di migliaia di persone, viaggiò immerso nel lusso e nello sfarzo. Il sovrano disponeva di splendide chiatte imperiali, arredate con magnificenza per navigare il Gran Canale. Così passò quasi la metà di ogni anno in vacanza nel sud dell'impero. Yangti viveva nel lusso più sfrenato, pretendendo pietanze raffinate e tributi esorbitanti da ogni contea e città sul canale. Chili e chili di avanzi di cibi succulenti venivano gettati in acqua sotto gli occhi di contadini e operai che avevano costruito il canale. Ancora una volta, però, un imperatore cinese sottovalutò la reazione dei suoi sudditi. L'opulenza esibita nei suoi viaggi alimentò un crescente sentimento di rabbia contro la decadenza del regime. Nel 618 d.C. il popolo si ribellò. Esplosero rivolte contadine in tutto il paese. Ancora una volta, il caos e la distruzione imperversarono, arrivando fino alle porte del palazzo imperiale. L'imperatore Yangti fu ucciso dai suoi stessi generali e la dinastia Sui ebbe bruscamente fine. Per alcuni secoli si susseguirono al potere diverse dinastie. Verso la seconda metà del 1300 ebbe inizio l'epoca d'oro della Cina. Giunse al potere la dinastia Ming. Con essa l'impero cinese si proiettò per la prima volta verso il mondo esterno. Sei secoli fa, una flotta straordinaria salpò dalla Cina. Dopo aver attraversato il mare cinese, navigò verso ovest toccando Ceylon, l'Arabia e l'Africa orientale. Era la flotta più potente che avesse mai solcato i mari. Era composta da enormi giunche a 9 alberi, scortate da dozzine di navi d'appoggio e da navi per il trasporto di cavalli. L'equipaggio ammontava complessivamente a più di 27.000 marinai e soldati. Era la leggendaria flotta da guerra della dinastia Ming. Un modo per annunciare al mondo che dopo un secolo di dominazione mongola, la Cina era tornata ai suoi legittimi governanti. Alla sua guida c'era un ammiraglio particolare, un cittadino comune originario della provincia dello Yunnan che riuscì a diventare una delle figure più potenti della dinastia Ming. Il suo nome era Zheng Ho.
Zheng Ho aveva 11 anni quando i Ming conquistarono la sua città natale. Venne strappato dalla sua famiglia, portato a corte come compagno di giochi per il figlio dell'imperatore e devirato. Gli eunuchi avevano un ruolo di primo piano a corte. Infatti, erano a diretto contatto con l'imperatore e potevano creare legami molto stretti persino con le concubine. Una volta cresciuto, Zheng Ho divenne sovrintendente della casa imperiale. Insieme all'imperatore Yongle progettò un audace piano per conquistare i mari. Zheng Ho fu designato a guidare una straordinaria flotta di navi, l'ennesima grande sfida tecnologica della storia cinese. Zheng Ho era certamente intenzionato a lasciare il proprio segno nel mondo. Ordinò la costruzione di 337 giunche oceaniche e la trasformazione di 188 navi da trasporto in navi per attraversare l'oceano. Riuscire a procurarsi tutto il materiale necessario, gli artigiani, i progettisti, e poi mettere in piedi una flotta di 300 navi, fu già di per sé un'impresa notevole se si pensa che la flotta britannica, ai tempi di Napoleone, era costituita al massimo da 100 navi da guerra. Un esercito di 30.000 maestri d'ascia, velai e operai visse a lungo nei cantieri navali, lavorando giorno e notte alla costruzione della magnifica flotta di Zheng Ho. Al centro del gigantesco cantiere, 7 bacini di carenaggio di 450 metri erano separati dal fiume Yangtze da dighe alte quasi 8 metri. Quando le navi erano pronte, i bacini di carenaggio venivano inondati. L'ammiraglia della flotta era uno spettacolare vascello a 9 alberi. Era lunga 135 metri, una delle più grandi navi in legno mai costruite. Per aumentare la stabilità, era stata costruita con un fondo piatto zavorrato con pesanti pietre. Era dotata di un innovativo timone mobile a poppa che poteva essere sollevato per ridurre il pescaggio in acque poco profonde. Dei compartimenti stagni permettevano di immagazzinare acqua potabile e cibo e mantenevano la nave a galla in caso di rottura dello scafo. Nel secondo ponte c'erano gli alloggi per l'equipaggio. Nel terzo, la cucina, la mensa e il comando operativo, mentre il quarto serviva come piattaforma di combattimento. Completamente equipaggiate, le navi ammiraglie avevano 9 alberi disposti sul ponte in linea sfasata e 12 vele quadre. Alcune navi erano armate con 24 primitivi cannoni di bronzo che avevano una gittata di circa 300 metri. La prua e la poppa avevano un profilo rinforzato per speronare le navi più piccole. Alcune unità trasportavano cavalli o truppe, altre erano cariche di acqua potabile e provviste per i 30.000 uomini. Era una flotta enorme, aveva tanti soldati e marinai quanti quelli dell'invincibile armata spagnola nel 1588 e circa il doppio delle navi. Nel 1405 il comandante Zheng Ho salpò alla scoperta del mondo. Zheng Ho non era un esploratore. La sua missione oggi verrebbe definita un'ostentazione di potenza. Nei 28 anni di carriera come ammiraglio, Zheng Ho visitò 37 paesi, oltrepassò l'Africa e raggiunse l'Oceano Atlantico. Una flotta costituita dalle navi di tutte le nazioni europee non avrebbe potuto competere per grandezza con quella cinese. I viaggi di Zheng Ho imposero la Cina come potenza mondiale dei mari. Nel 1433, però, l'epoca cinese delle esplorazioni si arrestò di colpo. Zheng Ho morì improvvisamente durante una sosta in India. La flotta venne richiamata in Cina. Anche Yongle era morto e il nuovo imperatore, con un'incredibile decisione, cambiò il corso della storia cinese. Nonostante la supremazia assoluta della Cina come potenza dei mari, la magnifica flotta di Zheng Ho fu ridotta in cenere. Fu una svolta decisiva. La Cina era pronta a prendere il controllo dei mari e a colonizzare il mondo molto prima di portoghesi, spagnoli, olandesi e inglesi. Ma sotto il nuovo imperatore,
tutte le giunche oceaniche furono distrutte. Persino i documenti delle spedizioni di Zheng Ho vennero dati alle fiamme. L'epoca cinese delle esplorazioni finì. La porta che era stata aperta venne richiusa con forza. Non vennero più costruite giunche oceaniche e il sogno di potenza internazionale e di conquista dei mari svanì. Il motivo della decisione dell'imperatore resta ancora oggi un mistero. Nel 1449, 16 anni dopo la scelta di volgere le spalle al mondo, la Cina dovette affrontare di nuovo un attacco dei suoi più acerrimi e antichi nemici, i mongoli. Come le grandi dinastie del passato, anche i Ming si affidarono alla Grande Muraglia. Iniziò un'opera di potenziamento della struttura preesistente che portò a una complessa riorganizzazione e ampliamento della barriera, rendendola ancora più straordinaria. I primi muri erano stati realizzati con terra compressa. I Ming li rivestirono con mattoni e pietre, rendendoli più solidi. Molti sono ancora intatti. Sorsero numerose fabbriche di mattoni. Essi venivano cotti nelle fornaci e poi incollati fortemente tra loro con un composto di riso e calce. La costruzione di fortificazioni militari sulla Grande Muraglia raggiunse l'apice con la dinastia Ming. Nelle zone di guerra vennero aggiunti doppi muri, fortezze, varchi e postazioni da cui fare fuoco. Torri di guardia di diverse forme e dimensioni servivano come rifugi o semplicemente come punti di osservazione e segnalazione. Le torri di difesa erano sufficientemente grandi da poter immagazzinare armi e vettovaglie. Alcune erano utilizzate come alloggio per i soldati. Le torri presentavano feritoie per le sentinelle. Le difese erano state potenziate con una serie di nuovi elementi, compresa l'artiglieria. Per quanto riguarda le armi da fuoco, i cinesi erano nettamente superiori ai mongoli. Finché la dinastia Ming fu in grado di mantenere un esercito sufficientemente unito lungo la Grande Muraglia, fu in grado di resistere ai singoli attacchi dei mongoli. La dinastia Ming aggiunse alla Grande Muraglia circa 1000 chilometri di mura e torri. Per un secolo e mezzo, la muraglia fu una barriera difensiva salda ed efficace. Nel XVII secolo, però, rivolte e corruzione travolsero la dinastia imperiale, che cominciò ad andare in pezzi. E una tribù del nord, quella dei Manciù, approfittò della situazione e iniziò ad ammassare truppe lungo il confine settentrionale della Cina. Il 26 maggio 1644 le forze Manciù irruppero a Pechino. Conquistarono il potere e governarono la Cina per quasi 300 anni. Solo nel 1911 si affermò un nuovo regno diverso da tutti quelli che lo avevano preceduto. La Cina comunista. La Grande Muraglia simboleggia la forza e la tenacia dei cinesi più di qualsiasi altra opera da loro realizzata. Di tutte le civiltà che hanno conosciuto la grandiosità imperiale, la Cina è l'unica ad avere evitato l'oblio del tempo. In una realtà spesso contraddistinta da violenza e terrore da migliaia di anni, la civiltà cinese continua a rinnovarsi e a trasformarsi. Dall'alba dell'umanità, i cinesi, con le loro opere, manifestarono la loro grandezza al mondo intero. E ancora oggi sono al centro della scena mondiale.